Suor Maria Luigia Velotti, per i fedeli la monaca santa di Casoria, sorgerà agli onori degli altari e sarà proclamata beata. Il rito è in programma sabato prossimo nella chiesa cattedrale di Napoli, dove l'arcivescovo, il cardinale Crescenzio Sepe, officerà il rito. C'è grande gioia nella congregazione delle suore adoratrici della croce a Casoria, dove la madre è vissuta ed è morta quasi 200 anni fa. Nella cappella dove sono custodite le spoglie mortali, nella sua stanza dove tutto è intatto e conservato, è un continuo pellegrinaggio di fedeli, come conferma la Madre Superiora Suor Rosalia Vitozzi. Un evento straordinario, atteso da anni e anni di lavoro che c'è stato dietro, quindi è una gioia indescrivibile, per me, per le suore tutte, per la congregazione e anche per il paese, eccetera, che gode già della presenza di altri tre santi, per cui si aggiunge una quarta. Noi viviamo il carisma della fondatrice, cerchiamo di viverlo intensamente, che la fondatrice già ai suoi tempi accoglieva bambini e bambini poveri, bisognosi, eccetera, li istruiva e li educava. Quindi noi adesso seguiamo il suo esempio. Qui insegniamo dal nido al liceo con una platea scolastica di 450 alunni e impartiamo loro non solo l'istruzione, diciamo, laica, eccetera, ma principalmente i fini religiosi e morali che ogni cittadino dovrebbe conoscere. Ecco perché i genitori scelgono la scuola cattolica, perché vogliono che i figli siano indirizzati alla fede.